Non ci resta che attendere e vedere che cosa scriveranno domani i giornali di tutto questo, ma intanto andiamo a un'altra questione importante. Il disegno di legge sulla sicurezza aveva fatto discutere già in passato, si erano verificate delle prese di posizione da parte di alcuni vescovi. Ieri c'è stato comunque un giudizio, potremmo dire corale, proprio nelle parole del Presidente. Ecco, questo forse è il tema che più colpisce la sensibilità cattolica anche, no? Del nostro paese, è in gioco il tema dell'accoglienza. Ecco, voi che cosa dite esattamente? Cioè, questo è un disegno di legge ambiguo, l'abbiamo detto, occorre una strategia più articolata, cosa pensate? Ma io penso che il Cardinal Bagnasco ha utilizzato un'espressione molto oggettiva e chiara, che se non si tiene questa questione nel suo contesto globale, i provvedimenti legislativi, anche perché sono umani, possono rischiare di essere, come in questo caso, fatalmente inadeguati. Quindi questo secondo me è un giudizio equilibrato, perché dice che veramente dobbiamo coniugare accoglienza con legalità. Ma per poter coniugare accoglienza con legalità non dobbiamo sempre aspettare le grandi emergenze, dobbiamo interrogarci su come la società civile, da una parte, che è l'attore principale, coloro che hanno compiti di governo pubblico, dall'altra parte, e anche la Chiesa come soggetto pubblico, debbono fare permanentemente, perché queste situazioni di radicale emergenza siano evitate, così che non si cada nell'utilizzo di strumenti appunto fatalmente inadeguati, in cui il rischio di ledere il diritto fondamentale della persona sia molto forte. Io non vedo nessun ondeggiamento in questa posizione. Era l'accusa fatta dal Foglio che Questo non, non, notoriamente. non, la, la ripresa lei prima, io non avevo visto oggi il foglio, ma comunque io non, ripeto, non vedo nessuno ondeggiamento in tutto questo. La Chiesa che pratica una carità solida, di primo acchito si spalanca ad un'accoglienza che non pretende mai debba essere illegale, e poi dopo lancia i cristiani stessi come cittadini ad operare nella società civile e domanda a chi governa una politica organica, che ormai ha da essere europea e mediterranea, circa tutta la questione dell'immigrazione, che porta con sé poi la grande questione del postcolonialismo, insomma, perché bisogna andare fino alla radice profonda dei problemi.